Per la quarta prova dei campionati FIT 2016, tappa a Sochi sul circuito semicittadino che fa da contorno al villaggio olimpico che fu utilizzato per le Olimpiadi del 2014. Dettagli di questo tracciato, che misura 5.848 metri e si snoda all'interno di 19 curve, molte delle quali a 90 gradi, circuito che dovrà essere percorso dalle vetture per 56 giri durante la gara. Con le super toppe a davanti me, mentre Sven si porta in prima posizione 35.874 e in pole position di Frost. Importante quest'ultima curva, davvero vediamo che posizione si dice 35.908, riesce a conquistare la seconda posizione ai danni di Sutil. Un riepilogo: primo Tigliat, secondo Sven, terzo Frost, Sutil, Nico Fiore, Fleming, Magic, Itaven, Jenson, Triferrari, Mauro, Lelo, Nervo Tank, Savastan, Alesi, Napo, Billy Joe e poi noi al commento. Parte quarto gran premio della Master League. Ha superato Fiat e toccano. Si toccano Sven con Fiat. Itaven si gira, ha perso la sua vettura, che Frost questa volta non vuole assolutamente far scappare via Sven. Lo stesso discorso vale per tutti, però è importante anche il discorso delle penalità. Esatto, chi fa meno errori di... Sven ha preso 3 secondi di penalità, ragazzi. Mauro sorpassa all'interno Fleming. Nico Fiore si è preso la posizione su Sutil. Sutil cerca di rispondere all'interno. Vediamo se ce la fa adesso. La curva favorevole, sì, ce la fa. Wow, è un botta e risposta continua. Sutil nella seconda zona di RS si riprende ancora una volta la posizione su Nico Fiore. Ora scusami Andre, Nico Fiore all'interno. Se vediamo Sutil questa volta non prende l'interno. Itaven che attacca Jenson, che esce molto male dalla curva 2. Prende l'interno nella seconda zona di RS e va ad attaccare in questo momento tutti. Sven che però non forza la staccata e fa passare quasi Prost. Sì, passa. Ma che deve buttarsi all'interno. Napo che si porta all'interno. All'interno è la possibilità di fare una frenatona secca. Esattamente. Ragazzi, altri 3 secondi. Sembra una pulita che però sbaglia. Sbaglia. Sta velocissimo col DRS Magic che lo passa anche lui. È caduto Frost. Colpo di scena. La gara in realtà la sta facendo Siena Big a 9 secondi e 7. Frost nell'aria, vediamo. Zota ruota, non molla. Zota ruota, adesso all'interno. È ancora lungo però, vediamo se riesce. Sta bilaniando le sue gomme, chiaramente Marco. All'esterno ci prova, ma Jenson è interno, difende traiettoria, un po' lungo, Nico Fiore arriva. Nico Fiore, doppio sorpasso su Jenson, su Magic, che si tocca. Già provato, era un doppio sorpasso, ma peccato, passa Sven su Frost, perché Frost 5 secondi su Sven e la gara praticamente sta concludendo con l'arrivo di questi due piloti. Passa sul traguardo Sven, vediamo subito il computer se ci aggiorna, infatti Sven lo porta in seconda posizione.